Stasera alle 21, la seconda puntata della nuova stagione di Parma Europa. Toccherà innanzitutto la questione profughi. Il tema dell'accoglienza riguarda da vicino anche Parma e provincia. Sono quasi 500 i rifugiati che hanno trovato ospitalità in strutture pubbliche, nelle sedi di associazioni e organizzazioni umanitarie una convivenza che si è rivelata tranquilla all'insegna della totale solidarietà, nonostante sul terreno politico le opinioni sul punto siano ancora assai divergenti. Accade per esempio che a Fontevivo il Consiglio Comunale a maggioranza leghista abbia approvato una delibera nella quale viene messo nero su bianco un secco no all'ospitalità dei profughi, con riferimenti legati alla sicurezza e ai rischi sanitari. E questa sera in studio a Parma Europa ci sarà anche il sindaco di Fontevivo, Tommaso Fiazza. Con lui il segretario federale Emilia della Lega Nord, Fabio Rainieri. Dibatteranno con loro i capigruppo in consiglio comunale di Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, Marco Bosi e Nicola Dall'Oglio. Tra i temi in discussione anche l'emergenza sicurezza con le accuse al Consiglio Comunale di non avere messo ancora in discussione varie emozioni e petizioni da parte di cittadini e movimenti che chiedono interventi drastici per fronteggiare furti e spaccio di droga in alcuni quartieri della città. Poi l'attualità politica con la ripresa del Consiglio Comunale dopo la pausa estiva. Temi sempre caldi, raccolta dei rifiuti, assistenza scolastica per i disabili, questioni discusse oggi in Consiglio Comunale, oltre alla contestata delibera sulle politiche culturali e in particolare quelle cinematografiche e audiovisive. Il punto su tutto questo in diretta questa sera alle 21, a Parma Europa.